rete. Questo è... Vieni qua, facciamo il tag. Vieni qua. Vieni. Vai. Ecco, questo è il nanerottolo peloso. Ecco, dopo i capelli così si vede. Vieni qua. Vabbè, ve l'ho detto che non sta mai fermo. Comunque, questo è il mio amico peloso. Il tag. Dobbiamo fare il tag. Il mio amico peloso. Vieni qua. Vieni qua, pazzoide. Vabbè, lui è un pazzoide. Allora, intanto lui come si chiama? Prima domanda, e così ve lo presento. Lui si chiama Golia, è tutto nero, quindi non so cosa vedrete. No, vabbè, si vede. Bello, è la mamma. Lui è il mio figlio peloso e si chiama Golia. Golia perché è il famoso gigante, Davide è Golia, e siccome lui è un gigante di 25 cm e 1,8 kg, quindi è un grosso gigante. L'importante è essere grandi dentro. Vieni qua, ti fai vedere. Vieni qua. Questo è l'amico dell'amico peloso. Questo è l'amico dell'amico peloso, che è un maialino poco peloso. Tieni. Ecco. Che animale è e che razza è? Beh, che animale è? Capisco che sia minuscolo e quindi difficile da capire, però è un chihuahua. E quindi è un cane che non sta mai fermo, quindi lo vedrete poco, mi dispiace. Terza domanda, da quanto tempo è con te? Allora, lui ha 2 anni e mezzo quasi ed è con me da poco più di 2 anni, insomma, aveva 3 mesi quando è arrivato a distruggere la mia vita. Vero? Vero? Uh-huh. Scusate se... non si morde, ti è? E come l'hai avuto? Allora, l'ho comprato. Ed è vero che solitamente non sono d'accordo ad acquistare i cani, questo è vero, però purtroppo mi è successo che è morto in una maniera veramente tragica il cagnolino che avevo prima, che era, mi era stato regalato ed era un chihuahua come lui, quindi stessa dimensione. Io viaggiavo molto, quindi mi era stato regalato un cane di quelle dimensioni in modo da non doverlo lasciare a casa o lasciarlo in canile o lasciarlo insomma in giro, anche perché non avrei saputo, ecco, a parte che non mi sarei riuscita a separare, ma poi non avrei saputo a chi lasciarlo. Per cui era molto quello, io come si dice sempre non volevo più cani, no, non ne voglio più sapere perché si sta male, eccetera. Però nulla, praticamente la vita senza un animale secondo me è vuota, cioè torni a casa, non c'è nessuno, per chi come me comunque non ha bambini è un po' un modo per riversare il nostro affetto. Ed avendo tutti i guinzagli, le cucce, perché appunto come dicevo il mio cane è morto improvvisamente, quindi non era un cane anziano e quindi avevo già cucce, copertine, guinzagli, oh scusa amore picciolo, e tra l'altro avendo sempre lo stesso problema di viaggiare, per cui di dovermi spostare spesso in aereo, in pullman, in macchina, ovviamente un pastore tedesco, cioè un cane di grosse dimensioni sarebbe stato complicato, e purtroppo trovare in canile, ci ho provato a cercare al canile un cagnolino piccolino, purtroppo non ce n'erano e quindi ho dovuto optare per acquistarlo. Però è vero che non è il massimo, ci sono tanti cagnolini per strada, nei canili che hanno bisogno di una casa, per cui salvo particolari eccezioni effettivamente è meglio adottarlo. Quanti anni ha? L'ho detto prima, lui è nato a fine giugno. Che vuoi? Se ne vuole andare? Ecco, se ne vuole andare. Vieni qua. È nato a fine giugno e quindi ha 2 anni, quasi 2 anni e mezzo. Vieni qua. Pazzo. Racconta qualche stranezza. Allora, lui intanto non è per niente aggressivo e possessivo come l'80% dei chihuahua. È molto molto docile, gioca con tutti, qualsiasi cosa si muova, anche che non si muova. Cioè lui adora i cani, i gatti, i bambini, i conigli. L'altra volta in un negozio di animali, scusate ma ho qualcosa nell'occhio, in un negozio di animali voleva giocare con il criceto. Però amore, il criceto non vuole giocare con te.
Capito? Sì. Scusate, io mi faccio discorso e lui sta qui. Non vuole giocare con te il criceto? Quindi, ecco, la stranezza è che lui si fida di chiunque. È un bene ed è un male. È un bene perché è docile, ha un carattere dolcissimo. È un male, dobbiamo fare il videodag con lui che se ne vuole andare. Sì, mamma, sì. È un male perché ovviamente lui non capisce, non distingue il pericolo, cioè lui va incontro a un Rottweiler, magari con i denti di fuori così, e lui continua a scodinzolargli e a fargli capire che vuole giocare. E vabbè. E quali sono i momenti più belli con lui? Allora, vabbè, senza dubbio appena si sveglia perché mi viene subito a salutare, oppure quando siamo nel lettone perché io lo faccio dormire nella sua cuccia, ok? Però è difficile poi non spupazzarselo un po' nel letto. E quindi lo faccio salire nel lettone e lui si butta su di me, insomma, un po' è coccolone, quindi ovviamente quelli sono i momenti più belli. Che soprannomi ha? Popiti. Popiti perché è un po' il momento, il verso che fanno i bambini quando cadono, no? Popiti, forse si dice qui nella mia città, o l'ho inventato io, non lo so. Comunque, quindi quel popiti, siccome spesso cadeva, popiti! Vabbè. Comunque, popiti. Quali sono le parole che riconosce? Riconosce, vai a nanna. Biscotto. Andiamo a passeggio. Vieni qua. Andiamo a passeggio. Non adesso però, prendi la palla, prendi il nodino, tutti i nomi dei tuoi pupazzetti. Insomma, conosce un sacco di nomi questo pulcino. Detto questo, vi ho presentato ha deciso di ritornare, scusatelo. Vi ho presentato Golia e quindi eccomi, insomma, qui col mio animale peloso. Ah, ora che abbiamo finito, ti sei sistemato, vero? Prima no. Sei Simonello. Come si fa a fare il tag il mio amico peloso con te che te ne vai? Beh, no, ora si sta coricando, ecco. Ci abbiamo giornino. Sì, ci abbiamo giornino. Noi ci abbiamo sonnino, quindi lo vado a mettere a nanna. E al prossimo video.